Il Cilento merita di essere città creativa UNESCO per la gastronomia. La presentazione ufficiale da parte dei sindaci di alcuni comuni cilentani, a cui oggi ho partecipato, è un segno di determinazione di una comunità importante, emblematica della dieta mediterranea che è patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO. La dieta mediterranea, cioè la dieta tradizionale dei nostri territori, dell'Italia, dei posti del Mediterraneo, basata su ortofrutta, basata su prodotti tipici, basata sul principio della convivialità, è l'antitesi di chi ci vuole imporre a livello mondiale le farine di insetti, i cibi artificiali fatti in laboratorio, i prodotti delle multinazionali uguali, identici in tutto il mondo, il che distruggerebbe le agricolture familiari, le radici e le tradizioni agroalimentari, le agricolture identitarie. Ecco perché io sostengo insieme alla Fondazione Verde questa candidatura del Cilento a città creativa, perché è importante questo dato, città creativa per la gastronomia dell'UNESCO, perché noi dobbiamo vincere questa battaglia globale. La dieta mediterranea è amica dell'ambiente e della salute.